A quasi 50 giorni dall'ultimo acuto nel campionato Chieti, di scena a Civitanova Marche con la San Giustese, urge una reazione di carattere per riemergere da una classifica non più così gratificante. Allora Chieti che spinge subito e che passa in vantaggio grazie al gol di Michael Traini sugli sviluppi del secondo giro della bandierina ad opera di Mazzolli con Mauro Chiodini e compagni, che si salvano su Venneri in agguato Bruni, ma l'ex portiere della Virtus Lanciano non può nulla sul secondo tentativo del centravanti riminese, che sbuca nella pineta di gambe all'interno dell'area e segna il vantaggio nero-verde. Traini al rientro si sblocca dopo un'astinenza che durava dalla prima giornata. Chieti che recupera dalla squalifica dunque proprio l'autore del gol e Andrea Venneri, già protagonista al primo affondo. Bruni vince il ballottaggio in attacco con Bruschi e Camerlengo sventa il pericolo in maniera efficace sulla rovesciata di Alessio Palladini. Ma un Chieti estremamente concentrato che concede poco in difesa, ancora a 4 dietro come a Giulianova, oltre che letale sui calci da fermo con Mazzolli, ancora dal corner con uno strepitoso Michael Traini a piegare i guanti di Mauro Chiodini con un mancino terrificante per il raddoppio degli uomini di Grandoni. Tutto qui per quanto concerne la prima frazione di gioco. Fuori nella ripresa Michael Traini, tra gli applausi dei sostenitori di fede nero-verde, e dentro Luca Di Marco a rinfoltire il reparto nevralgico del campo con Mattia Bruni unico riferimento offensivo. Chieti pressoché impenetrabile in difesa malgrado le assenze di Ricci e Vittiglio, e San Giustese che ci prova dalla distanza, prima con Alessio Palladini, quindi con Herman Pomiro che salta i riflessi di Stefano Camerlengo. Ma eccoci all'episodio che riapre l'incontro sul calcio d'angolo in favore del club guidato da Stefano Senigallesi. Il contatto tra Venneri e Patrizi punito con il tiro dagli 11 metri concesso da Dorillo e realizzato da Pomiro. Di qui concede troppi metri il Chieti, ammonito Marzola e calcio di punizione in favore della San Giustese e dell'italo-argentino Herman Pomiro a siglare il 2-2, la beffa per Alessandro Grandoni che pregrustava già il ritorno al successo. Prima milizia sul piazzato di Bruschi, quindi Venneri che anticipa nel finale Mauro Chiodini, Chieti vicino al 3-2 ma termina in parità. Chance sprecata per Brugaletta e compagni al polisportivo di Civitanova Marche. San Giustese 2, Chieti 2. Allora Grandoni, ci ripetiamo, bene nel primo tempo, però poi si è spento qualcosa nel secondo tempo, qualche ingenuità di troppo da parte della sua squadra. Beh, io credo che un po' per tutta la gara la partita è stata semplice da vedere, intendo dire loro hanno sempre palleggiato a cavallo della loro metà campo, muovevano bene palla e non ci facevano assolutamente male da questo punto di vista. Il rammarico grande, il secondo tempo la partita è ricominciata come si era conclusa appunto la prima frazione, con i se e con i ma è vero che non si fa niente, ma se non commettiamo, come ha detto lei, un paio di ingenuità la partita non si rimette mai nel risultato di pareggio. Però il campo è questo, in questo momento come ha detto anche un suo collega noi siamo in cudine calcisticamente parlando, c'è da prendere, non riusciamo a rigirare il trend delle settimane scorse, dobbiamo assolutamente continuare a lavorare senza farci, non dico condizionare, ma farci prendere dalla frenesia o dall'ansia di dover assolutamente subito riconquistare quello che erano i risultati delle prime giornate. La sostituzione di Traini, abbiamo visto che Di Marco si scaldava già a metà primo tempo. Sì, Michael mi ha chiesto il cambio tra il 25esimo all'incirca il 30esimo del primo tempo, quindi anzi lo ringrazio perché è stato in campo ancora 20-25 minuti in più rispetto a quello che lui appunto mi aveva chiesto. Pomiro è un giocatore fuori categoria, noi possiamo utilizzarlo e sfruttarlo per 45 minuti in questo periodo perché non ne ha di più, però credo sia evidente che ha un talento che non si vede molto spesso. Adesso non ci soffermiamo troppo su Pomiro perché secondo me è stato l'atteggiamento e la mentalità di tutti i ragazzi che ci hanno permesso comunque di recuperare una partita che si era messa davvero molto molto male.